Amici sportivi, eccoci al 90° minuto, le partite stanno terminando in questo istante. È già terminata Lazio-Juventus col punteggio di 2-2. Ed ecco i risultati parziali sugli altri campi, aggiornati a 2-3 minuti dal termine. Quindi molti di questi hanno ovviamente probabilità di divenire definitivi. Bologna 0, Internazionale 1, marcatore Muraro al 35° della ripresa. Catanzaro 0, Atalanta 0. Lazio 2, Juventus 2, marcatori Bettega al secondo di gioco. 24° minuto, pareggia Giordano su rigore. Nella ripresa al quinto porta in vantaggio i laziali Garlaschelli e al settimo pareggia Bettega. La partita Lazio-Juventus è già terminata sul 2-2. Altri parziali sempre aggiornati alle ultime battute di gioco. Milan 1, Avellino 0, con rete di Buriani al 35° del secondo tempo. Napoli ci comunica adesso 2, Ascoli 1. Ambu al settimo del primo tempo apre la marcatura per l'Ascoli e Pellegrini al 21° pareggia per il Napoli. Se la notizia che ci è giunta adesso è esatta, il Napoli proprio nell'ultimo minuto sarebbe passato in vantaggio per 2-1. Attendiamo la conferma. Perugia 2, La De Rossi Vicenza 0, sempre al 44°. Marcatori Bagni 14°, Dal Fiume 42°. Torino 1, Fiorentina 1, Pulici dopo 35 secondi di gioco porta in vantaggio il Torino e questo è il primo gol in Serie A di questo campionato. 35 secondi di gioco, in vantaggio il Torino. La Fiorentina pareggia su autorete di Mozzini, conseguente a un tiro di Antonioni al quarto minuto sempre del primo tempo. Verona 1, Roma 1, ottavo della ripresa, Calloni su rigore. Al 33° pareggia per la Roma Pruzzo. Bari 0, Spal 0, Genoa 1, Cagliari 1, Berni 15° secondo tempo, Bellini 35° i marcatori. Palermo 1, Pescara 1, Chimenti al secondo e Repetto sempre nel corso del primo tempo. Ancora in schedina, parziale C1, Triestina 1, Mantova 0, Teramo 3, Regina 0. Abbiamo la conferma di Napoli? Ha segnato Savoldi. Il Napoli dunque al 44° è in vantaggio per 2-1. Con un gol di scarto sull'Ascoli ha realizzato Savoldi. Confermiamo la notizia, Napoli in vantaggio sull'Ascoli, ultime battute di gioco, 2-1, realizzatore Savoldi. Parziali, 40° delle riprese, altri risultati di B, sempre parziali, ripeto, Brescia 2, Nocerina 1, Foggia 2, Sampdoria 1, Pistoiese 1, Cesena 0, Rimini 0, Monza 0, San Benedettese 0, Lecce 0, Taranto 0, Ternana 0, Varese 2, Udinese 2. E adesso vediamo alcune di queste reti, cominciamo col pareggio Lazio-Juventus 2-2, prego di partire con le immagini. Dicevamo, la prima rete è stata realizzata da Bettega dopo soli 2 minuti di gioco. Adesso dovremo vedere le immagini del gol con i quali gli juventini hanno aperto le marcature. Dopo Furino, Causio, avete visto Bettega intervenire al volo su tutti e realizzare per la Juventus. Questo al secondo minuto di gioco. Al 24° assistiamo adesso al primo pareggio, quello della Lazio. Vedete Giordano cinturato, messo in difficoltà, messo quindi definitivamente a terra. Vicino a lui Garlaschelli ed ecco il rigore. Zoff, Giordano, palla in rete. Questo al 24° del primo tempo. Nella ripresa la Lazio parte con decisione e dopo 5 minuti di gioco la vedremo in vantaggio. Questa rete viene realizzata, vedete l'appoggio e Garlaschelli è pronto nel rimpallo a intervenire di destro e a mettere in porta. Non passano 2 minuti che ancora Bettega con una grande girata di sinistro sigla il risultato sul 2-2 e questo è anche il risultato finale. Passiamo adesso a Torino, partita terminata anche qui sull'1-1. La marcatura iniziale, lo ripeto, è stata la prima marcatura di tutto il campionato, 35 secondi di gioco. Vedremo l'azione, guardate, ecco, partono adesso, l'appoggio è sulla sinistra, la palla è al lato, vedete Pulici che poi realizzerà, riceve, scambia, l'azione si sposta sulla destra, l'azione è Sala Graziani, vedremo
Eccola, Graziani. Palo sul rimpallo, Pulisic calmo, spedisce in rete di sinistro. Passano 4 minuti di gioco, la Fiorentina reagisce e vedremo, va al pareggio. Questo è il Torino che porta l'azione. L'intercettamento volante di Antonioni in mezza spaccata, il suo allungo, Mozzini tocca la palla di sinistro e malauguratamente per il Torino e fortunatamente per la Fiorentina il pallone finisce in rete e siamo quindi sul 1-1 e con questo risultato finisce anche la partita. Passiamo adesso alla terza sequenza di gol, Napoli-Ascoli 1-1. Prego di partire con le immagini, vedremo un Ascoli aggressivo che va in vantaggio dopo 7 minuti di gioco con Ambu. L'Ascoli con la maglia a strisce verticali e Ambu, il giovane centroavanti dell'Ascoli, che con calma, anche approfittando di un intervento, avete visto, non precisamente esatto del portiere Castellini, che poi sarà sostituito da Fiore per incidente, mette in rete. Pellegrini per il Napoli sorprende tutti con la sua precisione, la palla carambola, avete visto, sopra compagni e avversari e mette in porta. Lucio rileverà caso nella difesa. Veniamo adesso ai primi collegamenti diretti con lo stadio, vediamo Giampiero Galeazzi pronto all'Olimpico per commentare brevissimamente questo Lazio-Juve 2-2. Guarda, 2-2 è un risultato sostanzialmente giusto. Lazio e Juventus hanno dato vita a un incontro molto combattuto e bisogna dire anche molto corretto. Forse questo pareggio va un po' stretto alla Lazio, che ha creato parecchie azioni da gol sotto la porta di Zoff, ma anche la Juve ha fatto altrettanto. C'è da dire che i campioni d'Italia hanno un po' sofferto per quanto riguarda il reparto difensivo, che ha creato qualche presupposto per l'attacco laziale per segnare come è stato. Del resto Trapattoni ha mandato in campo quella formazione annunciata, Mourinho era in panchina, poi Tardelli è stato sostituito in una ripresa da Fana, le cose non sono cambiate. Accanto a me ho Boninsegna, riserva di lusso, un pareggio, un punto perso o vinto per la Juventus questo Boninsegna. Penso, da quello che si è visto, che il pari accontenti tutte e due le squadre. Noi venivamo da una brutta sconfitta in Coppa dei Campioni e la partita del mercoledì sera un po' la si paga la domenica, ma però da quello che si è visto mi è sembrato che la Juventus non abbia rubato niente e penso che il 2-2, come ripeto, sia giusto. Grazie, buon insegno, e ho la linea allo studio. Benissimo, io la giro subito a Torino, Gino Rancati. Ecco, 1-1 tra Torino e Fiorentina. Eccomi. Dunque, forse è la partita dei records. C'è il gol di Pulici dopo 35 secondi, l'autorete di Mozzini dopo 4 minuti, forse la prima sostituzione Graziani, che al 26esimo è stato sostituito da Erba, un giovane 17 anni che col passare dei minuti si è rinfrancato ed ha giocato benino. Dire del Torino, senza Sala, Zaccarelli, Graziani, con Iorio azzoppato quasi subito, come si può giudicare una squadra? È certamente impossibile. È piaciuto di più il primo che il secondo tempo. Nel secondo tempo vi sono stati due buoni tiri o tre di Pulici, la Lazio si è accontentata del risultato, ma non ha. Anzi, ha tentato qualche volta di andare all'attacco e la sua ultima azione con Desolati è stata la più pericolosa forse di tutto il secondo tempo, ma Terraneo è stato bravo a prendere il pallone dai piedi del giocatore. Tutto qui, meglio, ripeto, il primo e il secondo tempo, ma non un gran gioco. Ottimo, grazie, ho finito. Ottimo. E passiamo subito la linea a Napoli, un minuto a Luigi Lecco per commentare questo successo in estremi scolto dal Napoli all'ultimo minuto, 2-1 sull'Ascoli. Non per accreditare la fama di portafortuna del Napoli giovanile che tu ti sei guadagnato, ma il Napoli ha segnato proprio quando tu stavi parlando del pareggio. Savolga al 45esimo, su cross di Ferrario, appena tirato, Pulici ha respinto, Savolga è arrivato e ha messo in rete con facilità. Quindi un 2-1. Che come dire, saluta la vittoria del Napoli, l'incontro col suo pubblico, un Napoli con 6 giocatori nuovi in questo campionato, che deve ancora farsi però, perché il Napoli non è sembrato quella grande squadra che potesse dare soddisfazione per tutti i 90 minuti. Ha vinto, questo è un dato, e forse è anche un buon auspicio, più di tanto non possiamo. Arrivederci. Bene, e linea subito allo studio di Milano, un minuto anche qui perché siamo in chiusura.
a Gianni Vasino, sì, per Milan Avellino 1-0, rete Buriali 35esimo. Sì, certamente, sì. Il Milan ha faticato molto più del previsto a battere questo Avellino, che presentava in campo ben 6 debuttanti. Il Milan mancava di Bigon e di Capello e questo ha forzato forse la mano a Lidon, che ha messo in campo una squadra tutta d'attacco, favorendo quindi l'Avellino, che nella fascia centrale del campo ha certamente dominato. Si diceva di questo Milan che aveva le ossa rotte evidentemente dalla trasferta in Cecoslovacchia, e in campo anche i più giovani si sono visti non correre, sono visti fermi di fronte ad avversari che sembravano tutti dei piccoli berruti. In definitiva, per l'Avellino è stato un primo tempo molto e molto positivo. Poi nella ripresa è venuta fuori l'esperienza, soprattutto il centrocampo del Milan si è un po' più assestato e alla fine Buriani è riuscito a passare al 35esimo. Purtroppo non vi possiamo fornire le immagini e per questa partita, che si chiude positivamente per il Milan, direi che con questo abbiamo detto tutto da Milano. Ecco, bene, allora ribadiamo i risultati della schedina, tutti meno 3. E risultati finali: Inter batte Bologna 1-0, Catanzaro ed Atalanta 0-0, Lazio Juventus 2-2, Milan batte Avellino 1-0, Napoli batte Ascoli 2-1, Perugia batte Vicenza 2-0, Torino e Fiorentina 1-1, Verona e Roma 1-1, Bari-Spal parziale 0-0, Genoa e Cagliari finale 1-1, parziale Palermo-Pescara 1-1, parziale Triestina-Mantova 1-0, e pensiamo finale perché alle ultime battute il Teramo era in vantaggio sulla Regina 3-0, quindi anche se la Regina avesse segnato difficilmente avrebbe rimontato i 3 gol. Vi diamo appuntamento alle 18:10 per ripetervi i risultati finali di tutta la schedina. Vuole Genova? A te, Corrado. Grazie Paolo. E dunque, tu sarai contenta che l'Inter ha vinto? A me dispiace per il Bologna, vabbè, pazienza.